quello 2018 è stato uno dei migliori bilanci della Koinè nella storia, lunga 25 anni, della cooperativa sociale. Bilancio approvato dall'Assemblea dei Soci, il fatturato 2018 ha sfiorato i 21 milioni di euro, negli ultimi 10 anni questa cifra è aumentata del 58%, gli occupati sono 676 con un più 203 nell'ultimo decennio. Quelli complessivi della rete Koinè superano i 1.300. Gli investimenti nel triennio 2016-2018 sono stati pari a 6,8 milioni di euro, una cifra che è stata capace di attivare servizi per 430 utenti. Nell'insieme, gli investimenti realizzati hanno generato 178 posti di lavoro e offerto alle persone risposte di qualità accessibili e pienamente integrate nel sistema di offerta pubblica. Il bilancio Koinè è stata l'occasione per un confronto con il sistema economico e istituzionale. L'esame del bilancio 2018 è anche l'occasione per fare il punto su come negli ultimi 10 anni la cooperativa ha reagito alla crisi che ha investito il nostro paese dal 2009 e che ha generato problemi drammatici sia di tenuta dell'economia che di tenuta occupazionale. Bene, in questi 10 anni ne abbiamo lungamente parlato, grazie a Faltoni, la nostra Presidente, io e altri interventi. Abbiamo prodotto una crescita dei volumi di attività del 58%, ormai siamo arrivati a 21 milioni di euro di fatturato, 10 anni fa eravamo a 13, e del 57% dell'occupazione, quasi tutta tipica. 10 anni fa avevamo 350 addetti, adesso come ho detto siamo 700, quindi abbiamo fatto fatica, come succede quando si fanno cose complicate che implicano rigore morale, etico e capacità di saper fare, però siamo molto orgogliosi del lavoro fatto nelle comunità locali, della collaborazione con le amministrazioni locali, con la ASL, con tanti comuni, con tanti soggetti privati e delle famiglie, e è su questa stessa strada che cerchiamo e ci impegniamo ad andare avanti per i prossimi anni, se possibile con ancora maggior spinta. Questa struttura ha partecipato negli anni e ha contribuito all'innovazione dei servizi, a dare una occupazione che è rivolta anche a intercettare e soddisfare i bisogni che sono cambiati e sono in continua trasformazione per quanto riguarda ad esempio gli anziani, che con l'allungamento della vita vedono aumentare anche le fragilità, con il cambiamento della struttura familiare hanno sempre più bisogno di strutture e di attenzioni che siano loro rivolte per consentire magari di poter rimanere anche nelle loro abitazioni, oppure di poter godere dei centri di aggregazione che diano